Eccoci qui, ben ritrovati, gentile pubblico di Canale 2 C'è, siamo sempre puntuali e ogni giorno vi portiamo un tema, lo affrontiamo, lo guardiamo poi, diciamo, da tutti gli angoli, da tutti i punti di vista, con l'ospite della puntata. Oggi è qui con noi in studio Marica Longo, consigliere comunale e presidente anche della commissione urbanistica del comune di Altamura. Grazie e ben ritornata. Grazie, grazie a te Felice per questo invito, ti ringrazio come sempre, è sempre bello tornare negli studi di Canale 2, anche perché devo riconoscere, come ho sempre detto, che la vostra emittente televisiva ci permette anche a noi, diciamo politici, istituzioni, di poter dialogare e arrivare nelle case dei cittadini in maniera molto più efficiente rispetto anche agli stessi social, quindi ti ringrazio per consentire questo dialogo con la città. Allora, sono cominciate le belle giornate, la gente comincia a uscire e adesso praticamente siamo tutti alla ricerca di un posto dove sederci, accomodarci, magari consumare qualcosa, socializzare. Le restrizioni del Covid, grazie a Dio, sono molto più, diciamo, Meno restrittive. sono meno restrittive, abbiamo più concessioni, quindi possiamo socializzare meglio. Vogliamo un po' capire adesso, per esempio, le attività commerciali, anche per avvisare i cittadini. Certamente gli operatori del settore sanno già quello che devono fare, l'iter per, diciamo, predisporre la propria attività alle consumazioni, alla clientela che vuole consumare all'esterno, ma anche per informare i cittadini. Ecco, adesso, per esempio, con quello che era il nuovo regolamento, cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa. Allora, sì, effettivamente stiamo ritornando un po' alla normalità, quella che avevamo un po' perso, quindi si stanno ripopolando le vie della città e quindi stanno avendo anche un respiro le attività commerciali che hanno subito, diciamo, una forte chiusura, un forte trauma negli anni, appunto, nei 2 anni di Covid, perché poi si sono protratti per ben 2 anni. Le attività commerciali adesso stanno presentando la domanda per l'installazione dei cosiddetti dehor, per i quali il Comune di Altamura ha approvato il regolamento, che è stato oggetto di studio anche per diversi anni e che ha visto appunto un'interlocuzione molto importante anche con le conferenze in conferenza dei servizi con i vari organi, la ASL, il Comando, il SUAP e il Comune, appunto per far sì che ci fosse una maggiore un iter più snello e che consentisse appunto alle attività commerciali, piuttosto che rivolgersi loro stessi a tutti gli enti per essere autorizzati anche con delle tempistiche anche necessariamente più lunghe, di oggi presentare direttamente la domanda al SUAP e successivamente sarà il SUAP stesso a istruire la pratica, quindi a richiedere tutti i pareri formali sulla scorta di quello che è il regolamento e quindi concedere l'autorizzazione. Va detta subito una cosa: quando abbiamo approvato il regolamento non ha avuto una entrata in vigore immediata perché c'era ancora la restrizione della normativa appunto del governo, perché c'era ancora quella deroga che quindi ha autorizzato, diciamo, dava delle concessioni per cui nessun regolamento poteva avere efficacia. Oggi invece il regolamento che abbiamo approvato è efficace e quindi l'iter è così come stabilito all'interno del regolamento. Il regolamento, come abbiamo più volte anche analizzato insieme, prevede tutta una serie di, diciamo, di norme che devono essere rispettate, che vanno dalla dimensione del dehors sempre parametrata e proporzionata all'attività commerciale, ma anche i colori, i materiali che devono essere utilizzati, questo anche per consentire un decoro, diciamo, un decoro anche urbano e nello stesso tempo individua quello che deve essere l'iter, quindi come deve essere fatta la domanda, come deve essere presentato il progetto e poi, diciamo, una volta depositato è il SUAP che deve autorizzare, prendendo appunto tutta una serie di Una domanda che concessioni. volevo fare, per esempio, per chi decide di servire la clientela all'esterno, il dehors è una condizione sine qua non, oppure ci può essere anche
Ma puoi mettere solo due tavolini, per esempio, fuori. Allora, il dehors, allora, c'è una distinzione che va fatta tra le attività commerciali. Per esempio, per quanto riguarda l'asporto o per quanto riguarda i panifici, bar, che non somministrano all'esterno, cioè intendo quelle attività commerciali che non fanno attività di somministrazione all'interno e quindi tantomeno all'esterno, ma la consumazione diretta come lo fa il panificio, abbiamo riconosciuto la possibilità di poter mettere un paio di tavolini o comunque due panche lineari, questo per consentire la consumazione automatica, cioè prendo il trancio di pizza o di focaccia, consumo, butto la carta nel cestino e vado via. Mentre per quanto riguarda le attività commerciali, intendo bar, pizzerie, ristoranti che vogliono installare il dehors esterno, esistono tre tipologie di dehors. Il dehors semplice, che è quello che prevede diciamo la possibilità di mettere tavolini e sedie, di mettere tavolini e sedie con la copertura laterale che non deve essere continua, delimitata da cordoli, e questo viene soprattutto consentito nelle attività commerciali del centro storico, dove ci sono delle limitazioni maggiori rispetto a le strade sono più strette, ma c'è anche pedonali, cioè bisogna fare i conti con tutto. Non solo, ma c'è anche tutta una serie di, per esempio, nel centro storico non è consentito il dehors completamente chiuso, perché appunto la soprintendenza non diciamo poneva questo come limite, anche perché il centro storico è soggetto a un vincolo da parte della soprintendenza, cosa che invece è possibile all'esterno nella zona, diciamo, non ha del centro della città. Ne abbiamo di attività. Quindi le attività che sono all'esterno del centro storico potranno anche mettere il dehors completamente chiuso. Il regolamento prevede, diciamo, come deve essere installato il dehors. Ci sono anche degli allegati, quindi questo lo dico anche alle attività commerciali, perché alcune si sono interfacciate e mi hanno chiesto come posso fare per capire quale colore utilizzare o per capire come lo posso progettare. Ci sono anche degli allegati. Negli allegati vengono indicati i colori consentiti, vengono indicati i materiali consentiti e ci sono anche delle bozze, poi chiaramente ognuno lo gestisce come meglio ritiene, però diciamo in linea di massima c'è una progettazione. Dopodiché è chiaro che ci sono delle differenziazioni, ma queste vanno tra le attività del centro storico e le attività fuori dal centro storico. Fuori dal centro storico sicuramente il dehors può essere completamente chiuso, come diciamo se ma può non esserci un dehors. Faccio un esempio: pizzeria da sporto. La pizzeria da sporto ho uno spazio molto ampio davanti magari alla mia attività, posso mettere dei tavolini con le sedie o devo necessariamente... Allora, la pizzeria da sport rientra nel novero cioè non fa attività di somministrazione. Sostanzialmente le pizzerie da sport non hanno i servizi igienico-sanitari per consentire, cioè diversamente da quello che hanno le pizzerie, che hanno i ristoranti, per cui di per sé sono strutturati in una maniera tale che autorizzano il consumatore una consumazione immediata. In quel caso, siccome non ci sarebbe l'autorizzazione all'installazione del dehors, e abbiamo consentito la possibilità di poter mettere dei tavolini, due tavolini alti, diciamo come meglio ritengono, o due panche lineari, proprio per la consumazione veloce, cioè per agevolare, diciamo, il consumatore. Ma di per sé la pizzeria da sporto non ha e non segue la stessa disciplina del ristorante. Così come, e lo anticipo, non è stato possibile disciplinare i fast food, che sono invece degli automarket, nel regolamento dei dehors. Sempre per la storia dei servizi igienici, quindi. Non solo per la storia dei servizi igienici, ma per una cosa che chiarisco, come ho fatto anche in consiglio comunale, ma lo chiarisco a gran voce: il regolamento dei dehors è un regolamento che disciplina l'installazione di quelle strutture antistanti attività in sede fissa.
fissa, cioè attività che si svolgono all'interno di immobili, mentre i fast food sono attività itineranti, quindi rientrano, se vogliamo, nel novero dei chioschi alimentari, non sono in sede fissa, per cui non potevamo disciplinare i fast food all'interno del regolamento dei Deor. Quindi il regolamento dei Deor è andato a disciplinare tutte quelle attività commerciali in sede fissa, e lì dove l'attività non consente la somministrazione e la consumazione, come nell'ipotesi del ristorante e quindi come e quindi la fattispecie dell'asporto, è stata data questa concessione. No, quindi no, per semplificare, perché voi politici parlate sempre, diciamo, sì, in modo, a me piace poi come semplificare. Concretizzare. Io ho un'attività itinerante. In passato mettevo anche potevo servire 40 clienti all'aperto. Oggi non potrò più farlo. Allora, questo. Chiuso il discorso dei Deor, apriamo il discorso dei fast food. I fast food sono un tema che anche in commissione abbiamo provato a analizzare, abbiamo anche incontrato i titolari dei fast food durante proprio la redazione del regolamento dei Deor. Perché in quel caso va individuata una disciplina ad hoc che li vada a normare e consentire la possibilità sì di consumare alimenti e bevande antistanti la loro, il loro automarket, il loro chiosco, chiaramente con delle limitazioni che ci devono e che devono essere concertate non solo sotto l'aspetto urbanistico, ma anche con la ASL, con i vigili, con i vigili, con la polizia locale e con eventualmente la soprintendenza, lì dove l'automarket è antistante un bene diciamo soggetto a vincolo archeologico. Per questo motivo con la commissione ci eravamo impegnati affinché questa disciplina venisse introdotta o nel piano del commercio o nel documento strategico del commercio. Vedi l'ultimo consiglio comunale, dove abbiamo approvato purtroppo d'urgenza il documento strategico del commercio, e dico purtroppo perché è arrivato diciamo con urgenza in commissione, data la scadenza al 30 aprile del finanziamento che si rischiava di perdere da parte della Regione Puglia, e quindi nel documento strategico del commercio non è disciplinata la situazione dei fast food, e come commissione in quella circostanza ci siamo presi l'impegno come consiglio di andarlo a disciplinare successivamente o nel documento strategico del commercio o nel piano del commercio. In consiglio alcuni colleghi dell'opposizione hanno presentato un emendamento che non è stato accolto per un semplice motivo, perché è un emendamento che chiedeva la possibilità ai titolari dei fast food di poter mettere tavolini e sedie, ma era monco, nel senso che anche il parere dato da parte del dirigente, in questo caso dal dirigente Bonamassa, autorizzava, ma assoggettava la stessa autorizzazione anche ad altri pareri che poi i titolari dei fast food dovevano chiedere al comando della polizia locale, eccetera eccetera. Questo diventa distonico rispetto all'obiettivo che, diciamo, come amministrazione abbiamo voluto raggiungere con il regolamento dei Deor, e che adesso andavamo a lasciare il problema, anziché risolverlo noi della politica, lo lasciavamo ai titolari dei fast food. Ma questa storia è ancora sospesa? Allora, o no? In quel caso abbiamo, diciamo, preso l'impegno, e ho preso anche l'impegno come presidente di commissione, di andare a disciplinare e condividere la norma, poi la disciplina poi adottata con gli stessi titolari, per evitare il rischio di fare peggio rispetto a consentire loro di lavorare serenamente, di andarlo a disciplinare successivamente o emendando con tutta una serie di pareri che devono essere dati da tutti gli organi competenti nel documento strategico o nel piano del commercio. Dicevo, perché se io con il regolamento dei Deor dico alle attività commerciali da oggi non vi faccio più girare i vari istituti, ma presentate la domanda, è il SUAP che deve occuparsi di reperire i pareri e darvi l'autorizzazione, voi dovete semplicemente rispettare il regolamento, non posso poi lasciare il problema ai titolari dei fast food, cioè per logica dovrei poi andare a risolvere nello stesso iter snello anche la situazione ai titolari
dei fast food. Come impegno preso da parte di tutto il Consiglio Comunale è stato già fatto, cioè ho già fatto un aggiuntivo come nell'ordine del giorno per i lavori della Commissione Urbanistica, per cui in questi giorni incontreremo il dirigente e poi incontreremo i titolari dei fast food proprio per capire come disciplinare. Gli uffici hanno già un'idea e una bozza, quindi andrebbe adesso capito come definire e formalizzare. Ma rispetto al passato saranno penalizzati? Per esempio, lei parlava prima, diceva che ci sono, che so, delle attività itineranti nei pressi di beni archeologici, sì, beni sociali. Campo sportivo d'Angelo, lo stadio, di fronte abbiamo le mura megalitiche, lì ci sono un paio, due, tre attività che d'estate servono i clienti alla Sì, loro chiedono l'occupazione del suolo pubblico e ma per pagano. Queste attività cambierà qualcosa rispetto al passato? Saranno sottodimensionate? Ecco, volevo un po' capire. Allora, io adesso diciamo non conosco tecnicamente quanto sarà la dimensione, quanto sarà consentito, quanti tavolini saranno consentiti, perché poi questo diciamo deve rispettare anche dei parametri normativi, e quindi al momento non ti so dire esattamente quanti tavolini potranno mettere i fast food. Certo, oggi non c'è una disciplina per cui è chiaro che diciamo il fast food chiede l'autorizzazione, paga l'occupazione del suolo pubblico e dopo è costretto a togliere i tavolini e le sedie, che comunque andranno tolte al termine dell'attività, e dobbiamo capire adesso come consentire loro sì di lavorare, sì di togliere i tavolini e le sedie al termine dell'attività e magari depositarle all'interno dell'automarket. Dobbiamo capire come fare. Quindi ci saranno sicuramente delle dimensioni da rispettare, ci sarà un numero di tavoli, perché magari oggi vedi delle situazioni anche diverse tra loro, ma che vengono anche parametrate in base all'ampiezza antistante l'automarket. È chiaro che ci devono essere delle regole, e quindi le regole saranno uguali per tutti, perché rientreranno nel novero. Può succedere che l'imprenditore si predispone alla stagione estiva, mette a lavorare dei giovani, quindi amplia anche il numero unità lavorative. Poi magari arriva il comune e dice: no, un momento, puoi mettere 5 tavolini. E no, appunto, e questo è il motivo. Sto poverino poi che fa? Rimane. E questo è il motivo, se un po' mi avrai conosciuto e mi avrà conosciuto anche la città, questo è il motivo per cui quando si fanno delle scelte e si vanno a disciplinare delle situazioni, l'interlocuzione con quelli che sono i titolari dell'attività o i destinatari della norma è fondamentale, perché va fatto capire dove la norma si ferma e quindi oltre la quale non si può andare, perché diventerebbe illegittimo, e nello stesso tempo lo stesso destinatario capisce il tipo di investimento che può fare. Perché io ti dico che nelle interlocuzioni che abbiamo avuto con i titolari del fast food anche in passato, loro sono disponibili anche a fare degli investimenti, ecco perché chiedono che ci sia una disciplina che permetta poi loro di fare l'investimento giusto, evitare appunto di perdere, di avere solo una perdita economica. Questo è un problema atavico, è un problema che va avanti da 30 anni, quindi loro chiedono proprio di capire come devono svolgere e possono svolgere nel migliore dei modi la loro attività. C'è da parte della politica comunque la volontà a consentire a tutti di lavorare, perché è chiaro che sono attività lavorative che devono lavorare e che danno lavoro, quindi però chiaramente nei limiti di quello che la norma ci consente, perché è chiaro che l'automarket è una struttura e segue una disciplina completamente diversa da quelle che sono le attività commerciali. Hanno proprio delle distinzioni non solo normative ma anche sostanziali, quindi delle differenze ci devono essere ed è insito proprio nella struttura stessa. No, per carità, nessuno vi condanna per quello che bisogna capire appunto alla fine della giostra come viene chiuso tutto il discorso. E questo è anche, scusami se ti interrompo Felice, il motivo per cui quell'emendamento così com'era non poteva essere accolto, perché non ci sarebbe poi stata la possibilità anche di capire da parte degli stessi titolari dei fast food se effettivamente andava poi definitivamente a risolverlo il problema o se glielo andavamo a creare. Quindi siccome avevo forti dubbi anche personalmente
sul tipo di norma che in sé come principio andava bene, ma concretamente rischiava di diventare un problema, è giusto fare le cose, diciamo, in maniera diciamo un po' più seria e concreta. Sul punto io diciamo con la commissione lavoreremo con tutto il consiglio comunale, ma coinvolgerò anche tutto il consiglio comunale, consiglieri di opposizione compresi, perché queste sono tematiche dove ci vuole come dire un intervento di competenze da parte di tutti, cioè non c'è colore che tenga su questa cosa. No, vabbè, qui stiamo parlando di attività produttive che riguardano la città, insomma. Sì, no, ma questa è, diciamo, una tematica che di fatto, come dicevi, non dovrebbe avere colore, dovrebbe guardare un po' più le esigenze dei nostri piccoli imprenditori che sì, comunque puntano su questo tipo di attività all'aperto, perché è poi un'attività prettamente stagionale legata al periodo estivo, insomma, non è che... Però ecco, con i Dehors ci siamo, perché il Dehors potrà un domani lavorare anche d'inverno. Sì. E sì, quindi lì avremo questa possibilità, diciamo, di poter estendere l'attività anche all'esterno. Sì. I Dehors, a parte diciamo il limite temporale che viene riconosciuto solamente per i Dehors all'interno del centro storico, che non potranno essere installati per l'intero anno solare, ma ci sono 2 mesi che devono chiudere, e i tempi di chiusura sono stati concertati con le associazioni di categoria, e chiaramente sono stati scelti periodi dove fa più freddo e dove magari le attività lavorano meno, però per il resto la disciplina consente anche a chi avrà il Dehors permanente 364 giorni l'anno all'esterno delle cinta muraria, per intenderci il centro storico, di lavorare serenamente. Questo in passato, allora non è che in realtà in passato le attività commerciali non avevano il Dehors, è che non era disciplinato, quindi ognuno faceva il Dehors che riteneva più opportuno, con i colori e gli arredi che riteneva utili, però il problema è che in passato chiedeva tutta una serie di autorizzazioni agli enti preposti, e molto spesso riceveva anche delle negazioni. Chiaramente quando una cosa non è normata ci sono anche sanzioni, in alcuni casi ci sono anche ricorsi in procura, perché chiaramente le attività che sono presenti in aree soggette a vincolo, lì dove non rispettino determinate normative, violano proprio il codice dei beni culturali, e quindi noi abbiamo voluto evitare tutto questo e cercato di aiutare le attività commerciali, che poi le attività commerciali vogliono lavorare, e quindi la politica ha proprio la funzione di consentire loro di lavorare serenamente senza nessun tipo di problema. È vero che io ho avuto anche una serie di telefonate appena il regolamento è entrato in vigore, perché molti appunto non sapevano se la deroga fosse ancora in piedi o se diciamo il termine era spirato e quindi era entrato in vigore il regolamento, e hanno avuto anche qualche piccolo problema nella presentazione della domanda, perché magari ancora non si comprendeva. Però so che la situazione è risolta, il SUAP ha dato tutte le indicazioni necessarie, e quindi adesso sta andando avanti regolarmente. Va bene, siamo arrivati alla conclusione, ma proprio pochi il tempo sempre vola. Un piacere parlare con te. Vogliamo parlare di centro storico, adesso cominceranno anche un po' di lavori di genere, sì, alta mura. Si era parlato di questo, diciamo, progetto di chiudere H24 il centro storico. Allora io toglierei l'imperfetto, perché il regolamento della ZTL, che preciso è un regolamento che è arrivato in commissione da parte, noi come commissione lavoriamo sulle proposte che ci manda la giunta, quindi è arrivato questo regolamento. Tu sai bene anche che inizialmente è un regolamento che ha creato un po' di patema, d'animo, ma sulla quale abbiamo aperto una serie di confronti. Colgo l'occasione con questa emittente televisiva per dire che tutti i confronti che si sono stati sino ad oggi, le osservazioni che sono pervenute all'attenzione della commissione sono state tante, sono stati in questi mesi tali da modificare quella bozza di regolamento originaria. Lunedì abbiamo fatto un ultimo incontro in commissione con il comando della polizia locale, l'architetto Cornacchia, che è la responsabile
responsabile del PUMS e quindi ha potuto fare da aggancio lì dove c'erano ancora dei vuoti sotto l'aspetto della viabilità, perché poi è importantissimo, perché il regolamento della ZTL H24 non è fine a se stesso, ma include tutta una serie di soluzioni che devono essere adottate a corredo e sul quale deve intervenire la Giunta, deve intervenire il Sindaco e abbiamo invitato anche l'assessore al centro storico, l'assessore Lo Russo. In quella circostanza abbiamo rappresentato le modifiche adotte al regolamento, nel frattempo abbiamo anche inviato con delle PEC alla Giunta e al Comando tutta una serie di soluzioni da adottare in seno al regolamento, vedi per esempio per risolvere il problema dei parcheggi dove vanno adottate delle misure materiali e immateriali e quindi va aumentato il trasporto pubblico va reso efficiente, va reso anche notturno, dove vanno recuperati stalli di parcheggio su Corso Umberto I, sull'altro lato, su Via dei Mille, che Via dei Mille diciamo non può diventare uno slogan elettorale, cioè Via dei Mille a senso unico deve essere una chiave di volta. È vero che va studiata la viabilità secondaria, ma va studiata la viabilità secondaria, non la vedo una cosa impossibile, oltretutto in questi anni comunque ci sono stati anche di vari passaggi fatti anche dai vecchi assessori, quindi dove una bozza di studio della viabilità latere di Via dei Mille è stata fatta, ma ci consente di recuperare tutta una fila di parcheggi, quindi diciamo ci sono tutta una serie di iniziative che devono essere adottate di pari passo al regolamento, e chiaramente il regolamento della ZTL, che la chiusura della ZTL H24 nel centro storico è un programma, cioè è un obiettivo che si raggiunge, e nel momento in cui ho ben a mente che l'obiettivo è quello, è chiaro che vado a risolvere tutta una serie di soluzioni che riguardano la viabilità, che è un problema di questa città, e queste soluzioni vanno adottate. Se io non so qual è l'obiettivo, andrò agirò in maniera diciamo quindi al momento le fasce orarie restano ancora quelle, al momento però in realtà siccome c'è il partono dei lavori anche al però ci sarà la nuova gara dei parcheggi, che chiaramente andrà a valutare e contemperare anche nella progettualità prevista nel regolamento tutti quei parcheggi in più che noi stiamo diciamo invitando a sviluppare sulle vie diciamo quindi aumenteranno le zone blu ancora? Parcheggi blu? Aumenteranno le zone blu o aumenteranno le zone destinate ai residenti? Perché non ci dimentichiamo che nel momento in cui andiamo a svuotare il centro storico dalle auto, abbiamo anche consentito nel regolamento ai residenti del centro storico di avere dei posti riservati nelle aree limitrofe al centro storico, e quindi vanno anche individuati altri stalli che devono essere destinati ai residenti. Insomma, non è che è una cosa che piacerà molto ai residenti a ridosso del centro storico, magari sotto casa. Oggi parcheggiano liberamente. No, avranno lo stallo riservato. Il residente del centro storico. No, avrà quelli che non sono residenti nel centro storico. Faccio un esempio. Corso Umberto. Sì. Corso Umberto è un'area destinata. Vabbè, ma sono due file. Una fila è blu e un'altra fila è riservata. Prendiamo tutte quelle altre stradine. Via Milano, via Zara, eccetera, eccetera. Che sono zone dove risiedono comunque delle famiglie. Sì. Se voi ampliate la zona degli stalli blu a pagamento, i residenti in via Milano, via Zara, che fa? Pagheranno no, il parcheggio? Aspetta, forse mi sono espressa male. Io quello volevo capire. No, mi sono espressa male. Noi stiamo andando a individuare degli stalli di parcheggio, non ho detto blu, degli stalli di parcheggio che devono andare intanto a rispondere alle esigenze dei titolari delle vetture di proprietà dei residenti del centro storico, okay, che devono avere la serenità di poter parcheggiare vicino. Dopodiché è chiaro che si deve andare a recuperare altri stalli blu per chi viene da fuori. Ti dico anche che per esempio si è avviato, perché c'è stata una riunione qualche settimana fa, e si è avviato anche l'iter per il famoso parcheggio sotterraneo al Cagnazzi, che sappiamo che non è una cosa che si chiuderà nei prossimi mesi, nel prossimo anno, ci vorranno sicuramente delle Viene qui l'assessore, dice che voleva fare il
manto in sintetico adesso, quindi... No, no, il manto sintetico diciamo parte, ma nel frattempo avviare l'iter per il parcheggio sotterraneo richiede delle tempistiche anche burocratiche lunghissime. Ci vogliono 5-6 anni almeno. Per cui nel frattempo diciamo sopra al possono continuare a diciamo giocare le squadre eccetera eccetera, e nel frattempo però si avvia l'iter per la realizzazione del parcheggio sotterraneo, perché questo è una delle aree importanti per come parcheggio servente il centro storico. Beh, comunque diciamo c'è tutta una premetto che ci sarà un altro incontro pubblico che faremo con la città, dove andremo proprio a rappresentare in maniera dettagliata quello che è il regolamento modificato e quelle che sono le soluzioni individuate, in modo tale diciamo anche da chiudere l'iter dialogico con la città. E sì, con il consiglio, perché magari qualche consigliere dice che di opposizione dice che non è stato coinvolto, invece io ci tengo a ribadire ho imparato anche a inviare le PEC, quindi posso confermare quello che dico, che in realtà è stato coinvolto tutto il consiglio, ma io questo lo chiedo, lo dico proprio per un invito umile al consiglio tutto di intervenire con un supporto, perché effettivamente ci possono essere delle idee che sono importanti, che anche se provengono dall'altro lato è importante raccoglierle comunque. Ma io sono dell'idea che tutto quello che si fa per migliorare la viabilità, parcheggio eccetera, insomma il centro storico ha delle situazioni, le spostiamo all'esterno, ma automaticamente poi dilatiamo il problema alle zone adiacenti al centro storico. Non vorrei che queste poi diventassero oggetto di problematiche, però dobbiamo adesso fermarci. Mi dispiace molto. Mettere stop a questa puntata, insomma abbiamo parlato, certamente le tematiche sono veramente tante, però ecco, per risolvere tutta sta roba qua, no? Viabilità, parcheggio, eccetera, nel PUMS si sta pensando un po' anche a migliorare un po' il trasporto pubblico. Diventerebbe vitale. Condivido. E sarebbe un grande salvagente per Condivido la comunità. Appieno. Allora, intanto ti dico che abbiamo partecipato al famoso bando Smart Go City, che prevede dei finanziamenti da parte della regione, che speriamo appunto di prendere, per l'acquisto di pullman elettrici nella città. Ad ogni buon conto il bilancio comunale non è scarno e quindi nel caso andrebbe comunque risolto il problema del trasporto pubblico con un numero di mezzi maggiore e con un numero di orari maggiore e capillare nel territorio, perché le attività commerciali che abbiamo incontrato proprio in virtù del regolamento dicevano che per tenere vivo il centro storico è importante anche che il trasporto pubblico si estenda anche un po' nelle ore notturne, cioè che vada un po' oltre rispetto alle 20 o alle 21, in modo da consentire appunto la possibilità di non utilizzarla più la macchina. Cioè io immagino che noi ci dobbiamo predisporre verso una mobilità dolce, ma anche una mobilità che permetta il mancato uso del veicolo. Io non uso più il veicolo nel momento in cui ho un servizio che mi soddisfa la stessa esigenza senza prendere la macchina. Quindi il trasporto pubblico diventa vitale e fondamentale, e ecco perché diciamo l'ho premesso a monte. Quando tu dicevi se togliamo il problema, cioè se risolviamo il problema al centro storico dopo lo lasciamo nelle aree limitrofe, però se noi evitiamo che dalla periferia si arrivi con la macchina in centro perché abbiamo un trasporto pubblico efficiente, molto probabilmente non avremo più bisogno di quello stallo blu per il residente che viene da 30 Capilli, perché magari può raggiungere il centro con un trasporto efficiente. E io che ho vissuto all'università in una città dove nel centro storico non si andava con la macchina neanche diciamo sotto tortura, però c'era un servizio pubblico efficiente, non ho mai sentito l'esigenza della macchina. Sono una che la macchina la prende per esigenze, perché si sposta facilmente da una parte all'altra della città. Quindi capisco che effettivamente il trasporto pubblico può essere un deterrente molto importante. Ah sì, certamente. Ecco perché ti dicevo che il regolamento della ZTL,
legge che entrerà in vigore chiaramente non domani mattina, ma diciamo necessita dell'acquisizione di alcune soluzioni. Anche il discorso della sensibilizzazione alla città, gli incontri non sono solamente finalizzati a dire che cosa si vuole fare, ma è proprio a far capire qual è l'obiettivo, perché la città entri nell'ottica che effettivamente quella può essere una bella soluzione per tutti, anche e soprattutto per i residenti, perché ribadisco, Felice, che i residenti del centro storico, la gran parte dei residenti del centro storico è favorevole alla chiusura del parcheggio del veicolo, perché quel veicolo potrà entrare per scaricare la merce, eccetera, eccetera, quindi del parcheggio a sé stante nei claustri, eccetera, farebbe rivivere il centro storico. Oltretutto si trova anche in un momento storico in cui stanno partendo i lavori. No, anche per perché cui durerebbe di più anche tutta la ripavimentazione, avrebbe una vita più lunga. Se riduciamo il numero di auto. Poi iniziamo a non vedere le auto, iniziamo a vedere magari i lavori del centro storico che ci danno un'altra visuale del centro storico. Molti 110 che sono partiti nel centro storico stanno dando proprio una visuale differente a quelle che sono abitazioni e palazzi storici all'interno del centro storico, e sarà più facile anche arredarlo. Va bene, va bene. Ci dobbiamo fermare adesso veramente. Purtroppo. Ci dobbiamo fermare, ringraziamo Marica Longo. Grazie a te, Felice. A disposizione. Presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Altamura, consigliere comunale, e io vi saluto, cari amici che avete seguito, e subito dopo di noi arriverà Emanuele Giordano con la sua rubrica Chicchiricchi, nella quale insomma vi mostriamo tutte le cose belle della nostra città. È tutto, alla prossima.